prego, chi è che vuole? Dottore Cento, prego. Mi avvicino io per amplificare per tutti, no? Così? Sì. Prima una domanda all'avvocato, poi al collega, perché anch'io ho frequentato le carceri. Ma secondo lei il vero detenuto è quello condannato o alla guardia carceraria? È una bella domanda. Perché anch'io sono stato in carcere, ho fatto consulenza con chi è in carcere, a Catania, per 2 anni ho fatto. E allora se lei ha visto entrambe le categorie, ovviamente la sua è una domanda che contiene un pleonasmo, perché tecnicamente lei sa qual è il vigilato e qual è il vigilante, e che a volte si arriva a delle superfetazioni con quelle che sono le esaltazioni dei ruoli, che purtroppo tracimano in condotte che purtroppo, lo dico proprio da professionista che da oltre 30 anni varca queste soglie, purtroppo diventano afflizioni. Allora, quando trascini una persona nel circuito dell'afflizione per una giornata, ci potrebbe anche stare. Quando in maniera seriale e sistematica l'afflizione diventa la regola e la possibilità dell'esercizio del diritto diventa una eccezione se non un lusso, allora lì quello non si chiama più io sono il vigilante e tu il vigilato, quello si chiama io sono la capacità di opprimere e tu sei il dovere di essere oppresso. E in questo ci voglio innescare, per una ragione di ovvia conseguenzialità, una risposta anche a quello che era un'osservazione che in maniera puntuale il suo collega mi ha fatto prima, e voglio anche inserirmi in questo tema perché, ripeto, non capita frequentemente di poter avere questa triangolazione, un po' l'avvocato con due psichiatri che hanno ovviamente sia le cognizioni, le competenze e quello che serve come strumentazione di bordo per dare le opportune risposte. Allora vi chiedo ad entrambi, che avete vissuto proprio la dimensione dell'istituto penitenziario, voi quando si pensa al criterio previsto dall'articolo 27 della Costituzione, cioè quando si parla di una pena che deve avere connotazione di ordine meramente educativo, e questo l'hanno scritto i padri costituenti, non sono parole che se ne è inventate l'avvocato Vigna o il legislatore dell'ultima ora, e quando si è entrati in una dimensione in cui è stato fatto espresso divieto di trattamenti contrari al senso dell'umanità, voi pensate che al di là di quelle che sono, ci mancherebbe altro che non si debba tenere sociologicamente e umanamente conto di quelle che sono le necessarie forme di controbilanciamento dei diritti delle famiglie, delle persone che sono state uccise o che sono state ferite da delitti che hanno una loro efferatezza? Ci mancherebbe solo questo, che arrivi l'avvocato Vigna qui a dirvi stasera no, quelle famiglie non hanno pari dignità. Ci mancherebbe solo questo, hanno una dignità da esaltare, tanto che in queste nostre contrade, non so se la cosa vi è nota, esistono dei centri di accoglienza nei quali è previsto che vi siano gli incontri di natura conciliatoria tra le famiglie degli assassini e le famiglie degli assassinati. Posso dire una parola sola? Sì, sì, sì. Posso una parola sola? No, bravo il microfono, per favore. Molto spesso questi incontri e anche i pentimenti immediatamente dopo la carcerazione, insomma, veramente sono strumentali, nient'altro, a volte, attenzione. Infatti questa cosa, mi dispiace dirlo, non l'ha fatta l'avvocatura, l'ha fatta un prete. Ma io non condivido, cioè, così
La risposta che lei ha dato prima rispetto a quello che aveva detto il collega Ligna, a mio giudizio, non è pertinente, perché se noi partiamo dal dato tecnico della costruzione... Ma se posso, vorrei soltanto aggiungere due code di domanda, perché ho questa che è un'opportunità assolutamente ghiotta e vorrei approfittarne, perché ho ben due tecnici della materia, e dico a due tecnici della materia che hanno fatto un'esperienza decennale da una parte, non so quanti sono gli anni dall'altra parte, voglio dire, avete il background che serve per rispondere a questa mia domanda. Nella misura in cui si umilia la dignità umana attraverso quello che è il criterio di delegittimazione di ogni aspirazione sentimentale, cioè quando all'uomo, che ha anche delinquito, che ha anche fatto... e scempio di quella che può essere la sua capacità di mantenersi all'interno del vincolo giuridico, quindi di non violare la regola, e non lo ha fatto, benissimo, dolosamente, il mafioso, va bene, lo chiamo con il suo nome e il suo cognome, va bene, il mafioso peggiore che esiste, bene, voi pensate, perché lo avete vissuto questo percorso, anche sotto il profilo intellettuale e operativo, perché vi siete occupati di questo, che la persona alla quale viene inibito il diritto di incontrare la propria partner, la propria moglie, la propria persona di riferimento in termini di esercizio dell'affettività, questa persona, il trattamento, quindi la fase trattamentale, la affronterà in maniera tranquilla o ci saranno in maniera graduale dei picchi esponenziali incontrollabili di una condotta che conduce all'atteggiamento violento, che conduce a un atteggiamento che sicuramente in fase di uscita, io sono contento che il dottore abbia fatto prima l'esempio di Izzo, perché l'effetto recidivante è la conseguenza naturale e assolutamente prevedibile di quello che è un trattamento inadeguato, perché tecnicamente se tu una persona che deve essere rieducata la tratti come una bestia, perché la persona è persona, quindi ha delinquito, benissimo, non c'è la legge del taglione in Italia, e soprattutto, che sia chiaro, nella legge del 1975 non è scritto da nessuna parte che il vigilante di cui lei ha parlato prima abbia il diritto di inibire l'incontro. Voi non ha, cioè, se voi due sì, lo sapete cosa accade all'interno delle carceri, quali sono i criteri del controllo che vengono seguiti di volta in volta per impedire determinate forme di approccio, eccetera, eccetera. Ma chi invece da profano dell'argomento lo ascolta soltanto, io lo so, dovete fare quelle reazioni che avete fatto prima, perché guai se non lo faceste, sareste tutti degli esperti in materia di carcere, e io non pretendo questo. Un attimino che c'è... Ah, dottore, prego, prego, rispondete così a... Sì, io non vorrei essere frainteso, io ora rispondo un po' all'avvocato. Sì, non sono un fautore dell'idea che non debbano incontrarsi, per l'amore di Dio, e anzi addirittura io credo che ogni trattamento disumano verso il carcerato lo induca ad essere ancora più disumano. Allora, lo sappiamo, dagli studi della psichiatria relazionale sappiamo che il comportamento umano poi è fortemente condizionato da come si comporta l'altro, addirittura certo, in alcuni casi è prescritto. Io a lei, se le faccio un complimento, la obbligo a comportarsi in un certo modo, non facilito questo suo comportamento. Quindi al carcerato, però d'altra parte è anche sbagliato pensare che Izzo uccida due persone solo perché è stato trattato male in carcere. Nessuno l'ha pensato questo. È quella di essere molto garantisti, noi da tecnici del diritto, come voi da tecnici della vostra, noi siamo molto garantisti, no? Bisogna, se ci sono una cosa che sembra strana, io sono molto d'accordo con moltissime cose con lui, no? Però logicamente la risposta va diversa, l'altra parte ai suoi diritti, eccetera. Scusate un attimo e riuniamo due interventi così riusciamo. Allora, la mia sestrina Calabro.
Io sono molto d'accordo con quello che emerge per ciò che dice l'avvocato stasera, cioè che un detenuto deve essere considerato persona e quindi quanto tale deve essergli riconosciuto un profilo emotivo e anche relazionale, perché altrimenti destrutturare la sua persona, insomma, poi significa che dall'avvocato poi dovrà passare sicuramente anche dal professore Cartella. Però non vorrei, sono d'accordo sicuramente con questa legge, di 25 anni fa, però non vorrei che, avvocato, questo discorso fosse una testa d'ariete per sfondare il 41 bis, che assolutamente è una realtà che a quanto pare ha garantito molti successi per quanto riguarda l'esito, insomma, della lotta contro le associazioni di delinquere. Presidente Ruggeri, prego. Sì, ma credo che l'argomento coinvolga tutti in quanto cittadini che vivono questo tempo con una particolare difficoltà. Intanto, se mi è permesso, vorrei congratularmi con la esposizione dei tre relatori. È stata un'esposizione davvero accattivante e coinvolgente. Mi sottraggo dall'esprimere l'apprezzamento nei confronti della professoressa Pister, perché sarebbe un conflitto di interesse, però nei confronti degli altri due relatori davvero sono stati molto persuasivi e convincenti, perché le tesi sostenute sono complementari. Anche io, nel momento in cui l'avvocato Vigna ha esordito e poi ha via via sviluppato l'argomento della modalità con cui attenzionare l'articolo 27 della nostra Carta Costituzionale, e ho avuto un attimo di perplessità perché pensavo agli efferati omicidi che hanno visto personaggi da tutti noi amati ancora molto fortemente ricordati. Magistrati che hanno lasciato la vita perché in definitiva il lavoro che svolgevano era un lavoro volto a tutelare le condizioni del nostro convivere sociale. E quindi, però subito dopo mi sono detto, ma quando Cesare Beccaria produsse il testo dei diritti e attraverso quella produzione e quella spinta culturale tecnico-culturale si produsse il risultato di abolire la pena di morte nei confronti anche dell'assassino più truce, che cosa accade in quel tempo? Ci fu forse la stessa reazione che in questo momento noi stiamo provando nei confronti di quanto ha cercato di sostenere elegantemente l'avvocato Vigna, cercando di mettere in grande evidenza l'esigenza di garantire la tutela del sentimento, cioè incarcerare l'individuo per ciò che quell'individuo atroce ha compiuto, bene, ci sta e ci deve stare, ma incarcerarne anche i sentimenti, anche le modalità più intime di ciò che la sua umanità presenta, questo è qualcosa che forse va oltre. Tutti noi abbiamo vissuto questa stagione storica in cui ha visto, me ne sono ricordato già prima che ne pronunciassi il nome l'avvocato Vigna, vale a dire Marco Pannella. Marco Pannella che si è battuto per una vita intera per i diritti civili. Diritti civili che comprendevano anche, che erano volte a comprendere anche le condizioni delle carceri. Le carceri sovraffollate, le carceri ove la tutela della dimensione dell'umanità dell'incarcerato non veniva tenuta in considerazione da nessuno,
né che meno dei legislatori. Ricordo nel periodo in cui il Presidente della Repubblica era Sandro Pertini, che anche il Capo dello Stato in quel momento intervenne perché ci si potesse occupare delle carceri, delle condizioni dei carcerati. Questo fa parte di quel segno di umanità che non si deve mai dimenticare, mai dimenticare. Dopodiché io non sono un tecnico, per cui non so dove stia il limite entro cui o oltre il quale doversi collocare. Certamente anche io sono convinto che la legislazione italiana, la legislazione applicativa su questo campo, non è ancora del tutto avanzata come potrebbe e dovrebbe essere. Detto ciò, un altro minuto. Sì, no, un altro minuto soltanto, perché vorrei anche soffermarmi sull'oggetto della serata, vale a dire l'amore. E anche qui c'è da tenere conto che non sempre l'amore si può affermare e lo si afferma nella maniera positiva. Se noi partiamo dalla Genesi, il libro dei libri, la Bibbia, abbiamo due episodi che ci dicono quanta malvagità alberga l'animo umano. È Caino che uccide suo fratello, oppure i fratelli di Giuseppe che in odio al fatto che il loro padre Giacobbe amava molto di più Giuseppe in qualche modo rispetto agli altri fratelli, lo sprofondano nel buio di un pozzo e poi lo vendono a dei mercanti e imbrattano le sue vesti e le fanno pervenire al padre, facendogli intendere che era stato spranato da, per dire, la malvagità che regna nell'animo umano. E per quanto riguarda l'amore, e questa malvagità purtroppo ce la portiamo, perché fa parte del DNA dell'uomo, c'è poco da fare. Per quanto riguarda l'amore affettivo, e quindi la dimensione di affettività conclusa o da perseguire intenzionalmente, e qui ci soccorre anche qui la classicità, ci soccorre Ovidio, che disse una espressione che nessuno di noi può dimenticare: ne tecum, ne sine te vivere posso, né con te né senza di te posso vivere. E la realizzazione dell'amore pieno, convinto, totale, non credo che si possa mai perseguire, anche se dovrebbe essere alla base del nostro comportamento. Grazie. Io vorrei porre l'accento anche come il dirigente vecchio Ruggeri su un concetto di amore. Amore per me è qualcosa che ti cambia dentro, però non ti cambia tanto da essere diversa da te. Allora, quella coppia che crede di cambiare l'altro già fallisce in partenza, per quanto mi riguarda, perché l'altro ha una sua individualità, ha un'altra personalità. L'importante è, in una coppia, è camminare uno accanto all'altro, mai qualcuno al centro, perché bisogna rispettare l'altro, non cercare mai di cambiarlo. E questo, secondo me, è il segreto di stare insieme per tanti anni. Grazie. Prego. Scusami, sì, tieni ancora il microfono. Spento, ecco, sì. Su, ecco. Pronto? Su bisogna... Sì. Volevo dire che... è vero quello che si diceva prima, che l'amore deve essere andare assieme, ad affrontare assieme i problemi, e che non bisogna avere la presunzione di dover cambiare l'altro, ma è importante accettarlo. L'altra volta mi è capitato di vedere la trasmissione di Massimo Recalcati,
che sia sì, Cagnano, sì. Che diceva che l'amore deve portare anche ad amare i difetti dell'altro. Forse non è, non arriviamo magari a tanto, ma accettarli sì, proprio amarli. Io dico accettare, cioè nell'accettazione, come dicevo prima, reciproca, no? Dei difetti che ognuno di noi ha, che tutti abbiamo. Quindi accettandosi che andiamo avanti. Un attimino, posso aggiungere una cosa. Voce. I difetti, intanto la letteratura ci ricorda come Stendhal parlava del ramo gettato delle saline di Salisburgo, no? Il ramo diventa cristallizzato, cioè si formano dei cristalli, quindi anche la cosa più brutta può cristallizzarsi e diventare bella, ma i difetti dell'altro in realtà ce ne innamoriamo, è proprio di quelli che ci innamoriamo, perché in qualche modo ci rassicurano. L'altro non è raggiungibile, l'altro è qualcosa che noi possiamo curare, perché l'amore è anche cura. Stanno dicendo non sempre, dottore, chiudo, guardi, quasi mai addirittura. No, io non curo, darsi che poi si troverà d'accordo con me. Allora, il difetto è qualcosa di cui ci innamoriamo. Dopodiché, quando ci disamoriamo, rappresenta la cosa più odiosa che possiamo vedere. Allora, dottoressa Regolo, prego. Lo vediamo diversamente. Prima lo vediamo. Una domanda al professore Cartella. Una mia curiosità. Un individuo nasce delinquente oppure si trasforma? No, dipende. Rispettate l'intervento che non si sente. E se una persona, qualsiasi persona che commette un crimine, cioè seguendo un percorso di riabilitazione, riesce alla fine a riabilitarsi completamente oppure no? O dipende dall'individuo? Questo vorrei sapere la differenza tra appunto una persona. Allora, ovviamente da notare le equivalenze del dottore Castelli e dell'avvocato. Io ecco. Allora, il problema è molto complesso. Io praticamente insegno all'università clinica dei disturbi di personalità. Tra i disturbi di personalità c'è il disturbo di personalità antisociale, la moda si definiva sociopatico o psicopatico. È un soggetto che sin dall'età adolescenziale, anche prima, ha una enorme propensione al delitto, al sovvertimento di regole, al non rispetto di regole. In questo caso c'è certamente, ormai dimostrato, la componente genetica ereditaria, ma c'è anche l'ambiente che forgia un po' questa condizione. Però oggi abbiamo gli strumenti, a parte il Lombroso che ovviamente non è confutabile, è chiaro, però sappiamo oggi abbiamo degli strumenti che ci dicono delle cose importanti. Esiste la risonanza magnetica funzionale, che praticamente va a vedere quale aree cerebrali si accendono durante determinate in certe personalità o durante determinate condotte o emozioni. Ebbene, gli psicopatici, o meglio gli antisociali, con i narcisisti delinquenti, hanno c'è un circuito nel sistema limbico, non sapete cos'è, che praticamente in cui viene saltato l'amigdala, che è una regione emozionale, e in questo senso non attiva i neuroni specchio. Cosa sono i neuroni specchio? Cioè, se io vedo, ridono tutti, io mi metto a ridere automaticamente, cioè, io entro in empatia grazie ai neuroni specchio che mi dicono che mi trasmettono le emozioni dell'altro e le faccio mie. Pianto a un funerale se la moglie di quello ucciso da quello che dice lui praticamente piange, e piango pure io, perché i neuroni specchio. Ebbene, questi signori non si attivano in misura completamente diversa i neuroni specchio. Quindi c'è un aspetto organico che frequentemente determina non solo quella personalità, ma anche molte altre. Fermo restando che l'educazione e l'ambiente rimane, a parer mio, fondamentale, anche più importante di questo, supera anche questo. Dobbiamo fare rispondere pure l'avvocato, breve, così riusciamo, perché lei guardava a testa alta, ma lui guardava a testa bassa mentre veniva fatto l'intervento. Breve, così riusciamo a coinvolgere pure qualcuno di qua. La risposta è facilissima, perché
al di là degli aspetti che sono ovviamente di natura scientifica, poi ce ne sono alcuni di natura pratica, perché la devianza ha le sue spiegazioni. La devianza è un fenomeno assolutamente controllabile. Nella fase adolescenziale alcune figure che patiscono il momento di disattenzione degli educatori, e questo poi comporta che l'ambiente nel quale l'adolescente si forma è purtroppo la palestra che poi esprime anche una caratura delinquenziale eventuale. Per cui noi per esempio abbiamo avuto momenti in cui eravamo campioni mondiali, proprio noi in Calabria e anche in Campania e anche in Puglia piuttosto che in Sicilia, abbiamo avuto dei campioni di diseducazione, perché abbiamo avuto dei momenti in cui la distrazione, o meglio, una distrazione che in pratica la vogliamo definire tale, perché in alcuni casi invece è proprio il retaggio culturale atavico che si ritrovano alcuni piccoli entourage, i clan, nei quali i piccoli sono destinati a diventare sempre meno piccoli e a diventare espressione di una capacità delinquenziale sempre più spiccata. Per cui, siccome ci sono le cosiddette prove d'onore, che nelle nostre contrade hanno avuto veramente una... devo dire che abbiamo avuto dei laboratori assolutamente efficaci su questo percorso, e allora ci sono stati dei piccoli mocciosi che sono piano piano fatti crescere da quello che era un ambiente particolarmente denso di pregiudicati già esperti, che hanno addestrato questo che era il piccolo delinquentucolo, facendolo crescere con la rapina. Prima si parte col sopruso a scuola nei confronti di tutti e quindi atteggiamenti di bullismo dimostrabile. Poi si passa alla fase del primo atto delinquenziale, che è la cosiddetta prova d'onore. Quindi poi da lì in avanti c'è un percorso. Io ricordo che con un magistrato abbiamo fatto un seminario che si è tenuto proprio qui a Reggio Calabria, in cui abbiamo tracciato i percorsi della microcriminalità, che è questa di bassissimo cabotaggio, che poi piano piano in maniera esponenziale cresce e diventa la macro, e poi diventa il fenomeno di devianza massimo, cioè la criminalità organizzata, il crimine massimo. Allora, sto arrivando. Scusa, sì. E quindi va bene l'esperienza del sottrarre il minore alla famiglia? Cioè, no. Allora, il minore va educato, sottrarlo alla famiglia significa nevrotizzarlo, creare in questa persona una forma di aggressività e repressa con la quale poi si corrono rischi assolutamente diversi. Cioè, questa esperienza ultima di sottrarlo presenta il fatto di un altro contesto. Io non sono convinto che andare a esorcizzare il fenomeno mediante l'allontanamento dall'habitat familiare del minore sia la ricetta adatta. Io penso che invece sia necessario creare dei circuiti di assistenza immediata, quando il fenomeno si manifesta nelle sue fasi embrionali, intervenire attraverso gli uffici di assistenza sociale, quelli che sono gli uffici di sorveglianza sul territorio, che devono monitorare certe fenomenologie, prendere atto immediatamente di comportamenti che sono assolutamente poco ortodossi e andare a intervenire con quelli che sono i mezzi più efficaci. Ma non è facile, perché un attimo ci sono due interventi, la presidente della FINAPA, la presidente Sassano. Un attimino, volevo chiedere al dottore, all'avvocato Bici, a lei che è in garanzia di controllo, vabbè, premesso questo, diciamo, c'è una difficoltà stasera, secondo me, a unificare i due piani della discussione, perché il piano espresso dall'avvocato Vigna è un piano che si esprime in una concretezza molto, diciamo, lampante. Il discorso che hanno fatto lo psichiatra e la professoressa è su un piano prettamente filosofico, e adesso quindi volevo dire questo: io non sono una tecnica nel senso specifico della giurisprudenza, però credo, anche potrà essere contrario, che la giurisprudenza italiana sia estremamente garantista proprio nei postulati teorici, e dice: ma poi l'applicazione pratica dov'è? L'applicazione pratica è sempre il nodo di tutte le questioni, perché è chiaro che se c'è
un surplus di numero di carceranti, se non ci sono ambienti giusti, igienicamente dotati, se non ci sono strutture per fare l'hotel a ore dei detenuti, è chiaro che non si può avere niente. Però io ritengo che accusare la giurisprudenza, cioè parlare in maniera così un po' unificante, un po' totalizzante della, di una giurisprudenza italiana che non garantisce il detenuto, secondo me è un tantino, mi consenta, eccessivo. Io ritengo che sul piano pratico ci siano delle discrepanze nell'applicazione enormi, per cui da qui si deduce che poi il detenuto non è considerato una persona, perché il detenuto, non essendoci adeguate strutture che possano accogliere il numero elevatissimo, tant'è vero che non c'è stato un momento in cui si dava l'indulto per poter liberare le carceri dal numero eccessivo dei detenuti. Quindi su un piano teorico, secondo me, noi siamo stati antesignati dalla tradizione illuministica come beccaria di un riconoscimento della personalità del detenuto, e su questo, mentre ancora in tutte le parti del mondo nel Settecento c'era la pena di morte, da noi non c'è mai stata se non nelle dittature, ma questo è un altro tipo di discorso che esula, perché lì siamo su valutazioni storiche di carattere storico-politico, qui stiamo dicendo a livello di giurisprudenza, per cui io ritengo che il salto, diciamo, attuativo ci deve essere, ma ci deve essere sempre nell'ambito di strutture, di avanzamenti pratici, concreti, di deliberazioni di politici che stabiliscono di costruire nuove carceri, nuovi ambienti di salubri, ci sia insomma una logica nell'attuazione. Quindi un attimo solo, sì. Per quanto riguarda invece i concetti dell'amore nel senso filosofico del termine, sì. È chiaro secondo me che l'amore ha delle connotazioni imperiture, quindi non possiamo dire che oggi c'è più facilità di ieri, che oggi si tradisce perché ci abbiamo voglia di tradire, le connotazioni del mito, l'amore è un mito, diciamo, il mito classico, ma anche il mito che ognuno di noi si forgia durante la sua vita. È chiaro che ha le caratteristiche che ha detto il professore di capacità di eternizzare o comunque di aspirazione ad una assolutizzazione del sentimento che se no non sarebbe tale. È chiaro pure che poi nella realtà il tutto possa venire meno, e questa è la grande disillusione dell'amore. L'amore è un mito, è il mito che ci soccorre anche attraverso la descrizione dei miti classici, se vogliamo. Quindi è vero che c'è una facilità di divorzi, c'è la facilità di rompere poi il legame nel momento in cui il legame diventa carente, insufficiente. Come invece al contrario, in tempi passati questo non si faceva perché c'erano dei vignedi, delle critiche dell'ambiente esterno che condizionavano alla non rottura di un legame. Grazie. Titi, facciamo anche la domanda al dottore Bruno Armandeo, così riusciamo a concludere. Prego. Buonasera, anche io ho fatto qualche anno di carcere, circa 6. No, non facevo una carriera che sarà un'ora e 15, vivevo anche una giornata, 18 ore, 24 certe volte. Ero uno dei medici che curava i detenuti. Tanto le detenute per il carcere erano accorti, cioè servizio di accoglienza, quindi dove vengono fatti lo psicologo, mi fa tutte le visite, e posso dire che rispetto alla gente libera, tra virgolette, e bypassa anche le strade d'attesa. Non più strutture che hanno, quindi bisogna fare questi specialisti che la fa prima il detenuto e poi magari lo facciamo noi, perché hanno questo diritto, passano prima, lo posso testimoniare. Come alcuni detenuti vengono accompagnati più studi, non avendo l'amministrato un carcere, una struttura sanitaria vicina per determinare quello che pare praticare determinate terapie, vengono accompagnati dagli agenti di custodia della polizia inglese e di studi professionali privati. Sì. Sempre, ovviamente c'è la mediazione del giudice. Si parlava di tortura. Sì. Allora, detenuto ha perso il bene più prezioso che aveva, la libertà. E c'è da pensare prima, dopo un libro. Perché quando sei libero hai la capacità di fare o non fare di un'altra cosa. Quando decidi di fare qualcosa contro le leggi, ti prende responsabilità. E il carcere non lo dipende. Dipende. La vera tortura non è il carcere, la tortura è il tempo per avere una pena definitiva.
La tortura è la carcerazione preventiva, quella è la tortura. Non essere in carcere. Il carcere è un luogo di fede se spira. E se noi guardiamo i diritti del detenuto, dovremmo guardare i diritti delle vittime del detenuto. La vita, no. Allora, riguarda l'amore, prego, sull'amore. Mi piacerebbe il concetto che spesso la mia stessa relazione è del Corriere Rosso. Grazie. Allora, rispondete velocemente che poi conclude con la domanda, la sua testimonianza a quella di Rossana Rossomando e vi faremo sentire una cosa. Allora, prego. Ma avete visto questa questione di cuore com'è? È ampia, sembrava. Ah, un attimino poi, prego, prego. Tanto. Nella brevità così riusciamo. Brevità assoluta, per quanto riguarda la signora, non ho capito se è una domanda o è una controdeduttività alla quale io devo solo dire sì o no. No, vorrei dire, l'argomento io lo pongo, cioè l'attenzione mia è puntata sul fatto che secondo me la giurisprudenza italiana è abbastanza avanzata e garantisce. Ecco, allora, perché poi il saldo è l'applicazione. Se questo è il tema, io le dico, la giurisprudenza italiana, che sarebbe il complesso dei provvedimenti che sono stati emessi da tutti coloro che esercitano giurisdizione nella specifica materia dell'esecuzione penale, è quanto di più aberrante io possa ritenere esistente allo stato attuale. Perché? Non lo dico io, lo dicono le statistiche di quello che accade. Se noi veniamo condannati in maniera sistematica da una Corte Europea per i diritti dell'uomo, perché non sappiamo neanche calcolare i metri entro i quali, a seguito di una norma che esiste, che è l'articolo 35 ter, e c'è una sentenza che si chiama sentenza Torreggiani, che ci ha dato veramente degli asini. Io tutta questa giurisprudenza di cui lei parla, signora, con tutto il rispetto, voglio dire, questa giurisprudenza di cui lei parla, la ritengo un fatto che è stato bocciato da quelli che sono gli organismi di garanzia comunitaria, per cui non c'è bisogno che parli io, perché io sono nessuno rispetto a chi invece ci ha dato le bacchettate sulle dita e ci ha multato alla grande. Stiamo pagando fior di bigliettoni dal bilancio nazionale dello Stato perché non sappiamo tenere la gente in carcere, e questo è il trattamento. Poi su quelli che sono i criteri con cui in maniera umanitaria bisognerebbe trattare, io sicuramente quello che ha detto il dottore non solo non lo condivido, ma lo boccio dal punto di vista intellettuale, perché chi c'è stato in carcere da medico, se pensa queste cose, molto probabilmente abbiamo frequentato carceri diverse, perché io ci giro, non in uno, forse posso dire di averle girate quasi tutte quelle della penisola italiana, per ragioni di natura ispettiva, per ragioni di natura istituzionale, a seconda di quelle che sono le mie qualifiche nel ruolo. Non sono un garante, il garante è quello che in una determinata postazione, cioè a Reggio Calabria ne avete uno validissimo che è Agostino Siviglia, vi posso assicurare che è uno di quelli che si muovono in maniera assolutamente proficua e tutela quelli che sono i diritti dei detenuti. Non è che noi andiamo a fare la crociata perché qualcuno possa sottrarsi al suo dovere di scontare la sua pena. Non siamo certamente dei militi noti di questa categoria. Scusa Renato, io però vorremmo sapere questo, il dottore Cartella, che ha avuto la stessa esperienza, condivide quello che diceva il dottor Amato? Scusami, a questo punto per un discorso... No, che dico una cosa, intanto credo che la Corte Europea ci abbia condannato anche perché i processi non si fanno. Bravo. E quindi la gente che ha subito il delitto, non credo, la gente che ha subito il delitto non ha giustizia perché i processi non si fanno, vanno in prescrizione. Ma quello è un altro, è un campo sempre che fa. È un altro meccanismo, lì che parliamo dei processi tartaruga, lì è la legge Pinto, è tutto un altro meccanismo. Ma poi sul fatto... È un fatto di dettaglio tecnico per cui bisognerebbe addentrarsi in meandri che molto probabilmente non sono in linea con l'argomento. Altri due punti sono, uno che per quanto riguarda la sottrazione dei figli, certamente vengono sottratti comunque a persone per indigenze e per altri motivi che sono meno gravi di quelli dei mafiosi. Con il collega comunque non sono d'accordo, nel senso che chiaramente in carcere ci si può trovare sia per delitti efferati e volontari, di cui si può fare a meno, sia per motivi che a volte possono esulare dalla volontà del soggetto, insomma dipende da caso a caso.
penso di devo essere là. Ma poi c'è un'inesattezza, se me la consente, perché cioè, io non so lui in quali ospedali abbia vissuto questa esperienza di cui parla, ma io conosco persone che per essere sottoposte a una visita che hanno chiesto a modello 13 dentro l'istituto di Pera hanno atteso mesi. Non è carcere, quindi parliamo di istituti e istituti, noi abbiamo esempi. Poi è chiaro che se c'è la patologia di ordine acuto è assolutamente inderogabile che si possa fare diversamente, cioè si deve intervenire con la tempestività e l'immediatezza che il caso impone, non perché una cortesia che viene fatta al detenuto. Scusa Renato, ti vuole rispondere brevemente, se no non ce la facciamo. Perché qua bisogna venire. Quello di laureare, le sacrissime carcere, dove sono tutti liberi di detenuti, quello non è un carcere, mi ricordo, quello è una casa mandamentale. Quindi posso garantire che il servizio sanitario era pronto, almeno per quanto riguardava, invece mi pare di sì, era pronto che il tempo di che loro chiamassero o che la gente in sezione chiamasse che non arrivava. Cioè, se essere pronto significa non fare attendere adesso. Il problema delle visite specialistiche è per gli specialisti che qualche volta non ci sono attendere. Però si sopperisce con la visita esterna e vengono tradotti dai centri e li posso garantire rapidamente. Qualche volta c'è qualche problema, qualche visita particolare, ma quello che era normale viene fatta quasi subito. Per la mia esperienza di 5 anni. Grazie, un attimino c'è questo intervento veloce e poi con. Volevo dire, io non sono mai stato in carcere, quindi non so come. Questi così. Mi viene spontaneo una riflessione, una domanda. Il male esiste, il male è tra noi, dobbiamo combatterlo. Ora volevo sapere, il buonismo, fino a che punto può essere utile? Lo definisce il buonismo, eh! Allora. Prego, nella brevità, così riusciamo. Non credo di essere buono, spero di essere tecnico, è una qualifica differente. In genere, non ha fatto nessuna accusa. Voglio dire, il buonismo ci sta perché è un principio che viene dalla dottrina cristiana, meglio essere buoni che cattivi, immagino che sia un fatto siccome quando ho iniziato il mio intervento ho specificato in maniera chiara e speravo anche comprensibile che il problema da cui parte tutto è quel benedetto articolo della Costituzione che, ripeto, è la legge fondamentale dello Stato. Dovreste conoscerla tutti e impararla a memoria, la Costituzione, perché è un dovere del cittadino conoscere quegli articoli sui quali si fondano tutti i nostri diritti. E allora se noi cominciamo a capire che pene che non devono essere contrarie al senso di umanità non possono essere le pene che sono in questo momento previste per una sorta di inerzia sistematica. Noi, non è vero che noi abbiamo un divieto, attenzione a questo dettaglio, non c'è un divieto di sessualità all'interno delle carceri, guardate che non c'è. Io mi sfido a cercare nei codici di tutto l'universo un divieto che noi abbiamo all'interno delle carceri italiane, non c'è neppure, e questo è l'atto sul quale si trincerano i negazionisti, non c'è neppure una norma che lo preveda. E siccome non c'è una norma che lo preveda, tra il non è previsto, cioè non lo prevede nessuna normativa, e io non te lo consento, il confine è assolutamente un filologio particolarmente impegnativo, e chi si assume dal punto di vista sociologico e anche etico questa responsabilità non è da me certamente invidiato. Allora scusa, prego. Volevo dire che il buonismo non ti è mai piaciuto, è un termine brutto.
appunto, proprio perché si accusa con questo termine tutte le persone che cercano di esprimere solidarietà, di mettere in pratica anche il Vangelo, ma anche chi non è religioso, chi è, ecco, per quell'amore che, di cui si parlava prima, perché l'amore non è soltanto io e tu, l'amore è anche io e l'altro, io e gli altri, e in questo rapporto con gli altri dobbiamo rispettare anche qui la diversità, rispettare la dignità degli altri. Il filosofo Sartre diceva in una sua opera teatrale, per dire il personaggio, l'inferno sono gli altri, ma nel senso che quando io sono oggetto dello sguardo altrui divento da soggetto a oggetto, quindi perdo la mia libertà. Poi l'esperienza della guerra, l'esperienza della prigionia con i tedeschi lo ha portato a modificare questa sua affermazione, proprio perché si è reso conto che la mia libertà deve essere nello stesso tempo accanto alla libertà degli altri, deve rispettare gli altri, quindi non si è buoni, ma si è umani. Essere uomini non è sufficiente, bisogna essere umani, e io invito tutti veramente a restare umani. Grazie. Cosa voleva dire Veloce, e poi passo la parola a Rossana. Scusate un secondo, perché deve... Volevo dire che il male è più forte del bene. Questo spesso, troppo spesso, è più forte del bene, il male, e qualche cosa dobbiamo pur fare per difenderci. Comunque io vi dico una cosa, do la parola a Rossana, però vi devo dire una cosa. Io stasera mi aspettavo da tutte e tre, e non l'hanno fatto, mi aspettavo che nell'argomento parlassero pure nelle questioni di cuore, nelle unioni civili, che è di grande attualità. Nessuno dei tre ha parlato di questa cosa. Però questa era a chiusura, perché non siete al passo con i tempi. Io ero convinto che si parlava, e mi avete un po'. Io ero sicuro che stasera si parlava più di voi. Invece, questa è stata una piccola pecca della serata, e mi riservo di venire, è di grande attualità. E invece l'avete sorvolata, scusate che un'argomentazione a Rossana, un secondo, alla fine dove è Rossana? Perché Rossana la prima voleva parlare, allora Rossana. Allora io... È giusto per Rossana che mi aspettavo. E mi permetto di dirle una piccola cosa, cioè così, diciamo, una mia opinione. Io dico che per certi reati non ci sono leggi, perché c'è gente di una cattiveria immane che rimane impunita. Io sono 15 anni che non vedo mio padre a causa di una donna che me lo impedisce e che lo tiene soggiogato. Questione di cuore, sempre. C'è una richiesta di circonvenzione, perché mio padre ha 87 anni e ancora è ferma lì. Sono 3 anni che non si decide se questa persona debba essere giudicata o meno. Io le ho chiesto in ginocchio: fammi vedere mio padre. No, questa secondo lei non è cattiveria? Non andrebbe punita questa persona, sia pure con alcuni mesi di carcere, non le dico con anni, ma almeno che provi che cosa è commettere questi reati, ecco, e non le dico altro. Inoltre voglio dire una cosa, che l'amore è una componente essenziale della nostra vita. Io purtroppo ho perso mio marito con dolore infinito, e devo ringraziare per tutto il resto della mia vita il professore Cartella qui presente, che mi ha fatto seguire un percorso psicologico speciale, mi ha seguita per tanto tempo e mi ha fatta guarire dalla terribile depressione nella quale io sono piombata a causa, diciamo, della perdita del mio compagno di vita. Per cui sarò sempre grata al professore che con la sua smisurata professionalità mi ha insegnato che si deve continuare a vivere, che bisogna continuare ad amare ed a sperare. E io di questo le sarò grata finché... Brava Rossana! Puoi leggere le cite che ha scritto Rossana? Allora, io come al solito mi sono dilettata in un piccolo, diciamo, crogiolo di rime sull'amore. L'amuri.
l'amore è un sentimento più importante che face l'uomo sempre interessante. E quando si è picchiate dell'amore, spariscono i più fragili dolori. L'amore è suddiviso in tante parti, pigliano meglio e dassano le scarti. Per questo che l'amore è una lumera e canta come un cervo a primavera. L'amore è bello, e chi di un'ta famiglia, che certe volte dassa e certe piglia. St'amore è tanto grande, è una pazzia, che pure un poveretto si ricria. E nato amore è chi non i parenti, che apre una bocca e parlano serpenti. E nato amore è chi non i figlioli, che spesso si consuma di tre scoli. E c'è puro l'amore per natura, che gli apre cuore e faccia sua figura. L'amore per lo prossimo non ci vuole, fatto di carità senza parole. L'amore tante volte è trascurato, quando spesso non viene ricambiato. E dopo che diventa un'ossessione, un poveretto cade in depressione. L'amore tocca il cuore dolcemente e face risorgire a tutti i genti. È un sentimento pieno di bontà che face parte della sincerità. L'amore viene male, è bello e fresco, che face ricordare a San Francisco. L'amore ha un profumo in onestà, benevolenza e puro carità. L'amore poi per l'arte è meraviglia, un mondo sconfinato va e si piglia, e l'arte che più bella non si poti è certo chi da due gran pepe le voti. L'amore dunque è propria fantasia, che certo va e si trova in ogni via, si trova onde e quanto a tutte lui, ma mai quant'esse di dopo signore. Brava Rossana, Rossana ha parlato pure per esperienza personale, quindi credo che è una testimonianza doppia. Allora, un secondo, visto, concludono sul discorso delle unioni civili che vogliono, un secondo, Cartella, Pristeri, Vigna, glielo diamo un secondo perché dobbiamo anche chiudere. Naturalmente l'amore per le muse, stasera è ritornata la nostra direttrice del coro, il maestro Enza Cuzzola con Marina, e quindi noi le salutiamo, l'amore per la musica e per noi e le muse. Allora, per quanto riguarda gli onori civili, io credo... Però non gli armate polemiche, quindi... io credo che abbiamo già parlato, nel senso che quello che vale per qualunque amore, di qualunque natura sia, è sicuramente riflette quello che abbiamo detto stasera, in particolare sull'amore come promessa comunque di eternità, seppure solamente virtuale. Però volevo concludere con un'altra cosa, poi do il microfono, sì. Io avrò finito. Io concludo così, cioè nell'antica Grecia, proprio qualcosa di filosofo, c'era Socrate che girava barbuto e sporco per l'estate, ma era un maestro, e quindi molti facevano domande a Socrate. Per un giovane si avvicinò e gli chiese: maestro, che dice, mi sposo o non mi sposo? Lui rispose: fai come vuoi, tanto dipenderai lo stesso. Forse siamo due. Volevo dire che nel momento in cui parlavo del rapporto io e tu, rapporto d'amore, non parlavo di quello che dovesse essere uno stato civile. L'amore vale sempre, se tra persone dello stesso sesso, tra persone di sesso diverso, è sempre amore. Renato Calmo. Io sono calmissimo perché tu, siccome mi conosci, sai perfettamente qual è la mia estrazione sia culturale che intellettuale sull'argomento, per cui sai che io pongo al centro di tutto l'essere umano, quindi centralità assoluta dell'essere umano. L'essere umano non può essere né ingabbiato in quelli che sono stereotipi di tipo normativo, né in quelle che sono le pre-organizzazioni che alcune estrazioni culturali o religiose vogliono imporre alla società. Quindi io credo che se l'amore ha un'espressione, l'amore ha il diritto di esprimersi in tutte le direzioni, per cui non esiste un vincolo che possa in qualche modo limitare le unioni civili. Le unioni civili sono una realtà del terzo millennio e in quanto tali devono essere prese in considerazione. Buonanotte a tutti, un'altra domenica.